Benvenuti a Torino Web News, questa settimana siamo in piazzale Valdofusi, come vedete alle mie spalle c'è un grande palcoscenico in costruzione perché qui dalle ore 18 del 27 aprile partirà il Torino Jazz Festival, un grande appuntamento dedicato alla musica jazz con oltre 60 concerti in cartellone che oggi scopriremo insieme. Questi gli appuntamenti in piazzale Valdofusi. Alle ore 18, il 27 aprile, si comincia con Buena Vista Italian Jazz. Il 28 aprile, sempre alle ore 18, è la volta di Hamad Jamal e del suo pianoforte. Il 29 aprile, ancora alle ore 18, l'appuntamento è con Ray Gelato e l'East Giant Orchestra. E si finisce il 30 aprile, alle ore 18, con Hemp the Champ. E vediamo adesso quali sono gli appuntamenti che si svolgeranno in Piazza Castello, qui su questo palco dove si è svolto il concerto tradizionale del 25 aprile e dove si svolgerà il 1 maggio a partire dalle ore 17 una grande festa del jazz. Il 27 aprile alle ore 21 si esibiranno gli Yellow Jackets, mentre il 28 aprile, sempre alle ore 21, sarà la volta di Dionne Warwick con la Torino Jazz Orchestra. Il 29 aprile, ancora alle ore 21, si esibirà la Billy Cobham Band, mentre il 30 aprile, sempre alle ore 21, sarà sul palco la Carla Bley Touring Project, Big Band. Il 1 maggio, dicevamo invece, dalle ore 17, grande festa jazz presentata da Rossana Casale e Fabio Giudice, alias Capitan Freedom, in successione sul palco il CFM Quartet, il Chorus, il Lino Patruno Jazz Show, Greg and the Swingy Storm, Trio Rosenberg and Friends, Chiara Civello featuring Fabrizio Bosso e per finire lo Stefano Bollani Danish Trio e Peppe Servillo in memoria di Adriano. Il festival sarà arricchito anche da una rassegna cinematografica organizzata dal Cinema Massimo che riproporrà alcuni grandi film che rievocano leggende del jazz. Ma adesso, come sempre, guardiamo quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica nei prossimi giorni. Fino al 27 maggio il Museo di Scienze Naturali propone la mostra Here and Gone, una personale di Alison Jane Frank, artista che non si inserisce classicamente nell'ambito degli artisti animalier, ma rappresenta un dialogo tra il ciclo della vita e della morte, fra gli elementi di un limpido verismo e un penetrante simbolismo, tra mito e realtà. Continuiamo con la musica classica, consueto concerto settimanale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, giovedì 3 e venerdì 4 maggio alle ore 20:30 all'Auditorium RAI Arturo Toscalini, questa volta in programma musica di Brook e Schumann, John Axelrod direttore e Daniel Hope al violino solista. Di Schumann verrà eseguita la quarta sinfonia. Continuiamo con un altro appuntamento, quello con Rabindran Narayan Goswami featuring Federico Sanesi, un concerto che si terrà al Folk Club alle ore 21:30, sabato 28 aprile. Autorevole maestro e insegnante di sitar, Goswami suona anche il surbahar e il raro strumento melodico percussivo noto come jaltarang. È accompagnato da Federico Sanesi, uno dei più apprezzati strumentisti italiani in ambito world music. Finiamo con due appuntamenti di musica leggera, entrambi allo spazio 211. Il 1 maggio il Pan del Diavolo, duo siciliano, si esibisce a partire dalle ore 22:30, mentre giovedì 3 maggio sul palco The Ars, accompagnati dai Low Frequency Club. E anche per questa settimana è tutto, vi ringrazio per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima puntata, vi auguro un buon Jazz Festival e arrivederci dalla redazione web della città.